prefettura, regione, che ci deve inviare questa segnalazione. Una volta che ci arriva questa segnalazione, noi la prendiamo in considerazione, generalmente vengono prese tutte in considerazione perché vengono da un livello piuttosto alto, e a seconda dei casi che ci prospettano, noi agiamo in un modo diverso. Se ci rendiamo conto che quell'ammalato ha la necessità soltanto momentaneamente di ricevere un sostegno, noi gli diamo un sostegno una tantum che non è stato mai inferiore a 1.000 euro. Se invece in quella famiglia che contiene purtroppo questo ammalato, ci rendiamo conto che si tratta di un ammalato terminale, cioè che ha un'aspettativa di vita inferiore a 6 mesi, noi l'aiutiamo per 3 mesi. Come facciamo? In un modo molto semplice, diciamo così, schematico, la nostra azione. Noi facciamo tutto quello che serve per l'ammalato e tutto quello che serve per la famiglia. Per l'ammalato, ad esempio, servono delle attrezzature sanitarie. Quindi noi non aspettiamo la burocrazia dell'ASL. Andiamo, se non troviamo qualcuno che ce li regala, andiamo, compriamo e doniamo. Medicine, letti dedicati, insomma, assistenza infermieristica. Noi ci integriamo nell'assistenza infermieristica offerta dall'ASL. Ad esempio, se l'ASL è capace di dare un infermiere 3 volte a settimana per 1 ora al giorno e noi ci rendiamo conto che non è sufficiente, noi integriamo quei 3 giorni con dei nostri infermieri se ce l'abbiamo volontari, se no andiamo in una cooperativa, paghiamo e mandiamo gli infermieri pure per 12 ore al giorno. Quindi non ci sono problemi da questo punto di vista. Per l'ammalato, per la famiglia facciamo tutto quello che serve alla famiglia, sempre per 3 mesi. Iniziando dal pagamento delle utenze, tutte le utenze, comprese fitta, acqua, luce, gas, e compreso il vitto. Ovviamente noi non andiamo ad umiliare una famiglia già umiliata consegnando il pacco del vitto. Noi ci facciamo un resoconto, vediamo più o meno quanto possono spendere per mangiare, stacchiamo un assegno e loro provvedono a tutto. Nel 2009 abbiamo aiutato 9 famiglie, in quest'anno fino alla data odierna 6 famiglie. Sono numeri, diciamo così, non eccessivamente alti, però neppure troppo piccoli, perché come ho detto prima noi agiamo a richieste, quindi aspettiamo che qualcuno ci segnali il caso per aiutare. Ovviamente noi questo costa un esborso di fondi, quindi dobbiamo fare un ricavo, e l'unico ricavo che noi facciamo, perché noi siamo abituati ad agire in trasparenza massima, è quella fatta tramite il Teatro Gesualdo. Cioè noi organizziamo degli eventi, generalmente ad aprile, che, il cui incasso va direttamente a sostenere questo gruppo. Quest'anno abbiamo fatto un ricavo di 11.950 euro. In verità dovevano essere di più, però non è una polemica questo, ovviamente. C'è stato qualcuno che aveva promesso e dato la parola e non ha mantenuto la promessa, e quindi non ha dato la parola. Quindi siamo stati costretti a coprire alcune spese organizzative. Però 11.950 euro, sono pure 11.950 euro, non c'è stato. Vorrei dire soltanto una sola cosa velocemente, che ovviamente tutte le nostre azioni riflettono una carta di servizi. La nostra carta dei servizi
può essere scaricata dal sito babbarum.it. Grazie. Abbiamo chiuso così come avevamo aperto l'insegna della solidarietà. Non ho capito. Accomodatevi, professori. Professori, per chi non la conoscesse, la professoressa Anna Nigro. Animus operandi dell'estate grottolellese. A parte le cose che già sono state sottolineate da tutti gli interventi che avete fatto riguardo all'impegno dei giovani, di questo forum giovanile, io volevo sottolineare, puntualizzare ancora di più la presenza di questi ragazzi su tutte le strade del paese, come avete detto, è un'altra cosa, che la loro attività non si esaurisce solo per organizzare questo pasto della salamandra con una tematica veramente all'avanguardia, ma già dal momento in cui pure noi si è insediato il direttivo, vedo che ho visto che si sono dati da fare, hanno organizzato varie attività. E proprio questo è quello che noi chiediamo come genitori e come popolazione di Grottolina. Non esaurite il vostro lavoro, non lo finalizzate soltanto a questa passo della salamandra, questi 2 o 3 giorni, ma operate sempre sul territorio con varie iniziative. Allora, prima del saluto del sindaco, quello del presidente del forum, e l'invito anche a iniziare a gustare l'anticipazione del passo della salamandra. Sicuramente è doveroso prima fare un ringraziamento ad alcune persone, in particolare all'amministrazione comunale, che da quando il nuovo direttivo si è insediato e ha messo a conoscenza dell'amministrazione che anche quest'anno questa manifestazione doveva essere realizzata, l'amministrazione c'è stata sempre vicino passo dopo passo, ci ha aiutato nelle purtroppo difficoltà che si incontrano, ma era una cosa già messa in conto. Oltre all'amministrazione, giusto già a nome, parlo per tutto il direttivo, ringraziare tutti gli iscritti del forum, perché come già vi ho detto nelle varie riunioni che abbiamo fatto, il forum non è il direttivo, ma il forum sono tutti gli iscritti, siete tutti voi. Senza inoltre è giusto ringraziare anche Anastasio Pacifico che ci ha concesso questo locale che sicuramente è il fiore all'occhiello del centro storico e si sposa in maniera pressoché perfetta nel contesto in cui viene realizzata questa manifestazione. È giusto ringraziare per chiunque la voglia vedere. Non mi resta che augurare che questa manifestazione raggiunga i risultati che tutti noi ci auspichiamo. Ripeto, l'inizio è stato dei migliori, ora speriamo che le cose vadano come tutti noi ci immaginiamo. La cosa che mi preme dire è che noi abbiamo puntato molto sull'aggregazione, l'aggregazione c'è stata, per noi è una cosa importante. Prima la signora Anna ha fatto una giusta osservazione, questo è un punto di partenza, non un punto d'arrivo.
deve essere la base del lavoro che noi ci impegniamo a fare nei prossimi 2, 3, 4 anni, quelli che saranno. Niente, spero davvero che tutto vada come ci auspichiamo e... Abbiamo parlato di personaggi che collaborano, di personaggi che danno una mano, ma anche di personaggi che sono preziosi consiglieri. Probabilmente non li vediamo, però sappiamo benissimo che quando alziamo il telefono ci richiamo a casa sua per avere un consiglio, per avere una proposta, troviamo sempre disponibile il dottor Giuseppe Pacifico. Un ringraziamento per questo evento. 5 anni fa, quando si è cominciato e si è parlato del pasto della salamandra, ha attirato la nostra curiosità. Pensavamo che potesse essere solo... Mi si riunisce, che mi unisca quella che è la nostra volontà. Questo è un fatto importantissimo, questo è un evento eccezionale, è un evento contro problema, è un evento che sta assumendo importanza non solo nella nostra comunità, per la nostra comunità, per richiamare il passato, a vivere il presente, ma anche per proiettare nel futuro quelli che sono i valori antichi, valori di ogni tempo, e nello stesso tempo dà una valori che possono essere ritrovati, ricercati, messi a servizio di tutta la comunità, anche degli adulti, anche degli anziani, e dare esempio alla politica e alla regione che si può lavorare, che si deve lavorare. Questo è un evento importante e importantissimo. Voi, cari ragazzi, avete già raggiunto il vostro scopo, con la vostra presenza e con la vostra... Questo evento con gli stati. Grazie a tutti. L'ultimo ringraziamento va all'avventura Pensino, che in questo momento per l'impegno di fare con noi ci fa una maglia. E anche alla dottoressa Floriana Pastore, che si occuperà degli accordi della scenografia delle due serate. Sindaco, allora siamo noi. Il forum, noi dobbiamo chiamare 100, che è un numero considerevole, diceva Carmine, è un numero considerevole di comunità, quella nostra. 15 giorni che escono ad aggregarsi, non è questo progetto, vuol dire che è già un diritto di aggiunto. Questo è quello che noi genitori vogliamo che si percepisca e si realizzi. I nostri giovani siano in contatto continuo tra di loro e possono far crescere questo comune, questo contesto, questa comunità nel modo migliore possibile, tenendo sempre presenti i valori che ci hanno sempre tramandato i nostri genitori. Grazie a tutti, sono 100 giovani, e basta una, fanno la grande decisione.